Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo nel mese di luglio, quindi come di consueto video sulle novità editoriali. Voglio parlarvi di alcuni dei libri che potremo trovare in libreria nel mese di luglio. Io come al solito me li sono scritti per non dimenticarli. Il primo libro si intitola La scintilla del male di Carster Strud, spero si pronunci così. È il sergente Jack al suo primo giorno di lavoro che si ritrova all'inseguimento di un SUV. Ci sono sopra tre persone. Una muore, l'altra viene arrestata e poi c'è una donna al volante che riesce a fuggire. Lui ha la sensazione di averla già vista questa donna, poi indaga un po' e scopre che suo nonno, anch'esso poliziotto, nel 1957 stava dando proprio la caccia alla stessa donna. Ma come può essere lei dopo tanto tempo? Quindi il sergente Jack si ritroverà a fare un'indagine tra il tempo e lo spazio. Questo sembra essere un libro un po' particolare, forse con delle sfumature anche un po' fantasiose, perché comunque un viaggio spazio-tempo mi fa pensare a una cosa del genere. Però poi chissà, magari invece c'è una spiegazione a tutto questo, quindi è un libro che mi incuriosisce. Il secondo libro si intitola Sapore amaro di Anita Nair. Questo è un libro particolare perché racconta la condizione delle donne, quindi un libro tutto al femminile, in India. Quindi prende in esame le storie di alcune donne indiane e purtroppo spesso sono storie di violenza, di soprusi, di sottomissioni, ma anche storie di donne che invece riescono a rialzarsi, a lottare, a combattere. Quindi sicuramente è un libro interessante, soprattutto per chi vuole leggere qualcosa che riguardi appunto questo genere, queste storie di vita vissuta, in questo caso tutte al femminile. Ma comunque storie particolari di vita vera, di lotte e anche di rivincite, magari. Quindi sicuramente è un libro interessante. Cambiamo completamente genere perché il terzo libro è Odio volare di Bev Vincent e Stephen King. Sono dei racconti horror che hanno un filo conduttore. Tutti sono ambientati ad alta quota, quindi tutti in aereo. Ovviamente, essendo horror, ci aspettiamo catastrofi, problemi di varia portata, quindi insomma, racconti che ci facciano stare col fiato sospeso. Il quarto libro si intitola La ragazza del Kyushu, spero sia giusta la pronuncia, di Matsumoto. È la storia di una ragazza di 20 anni che si chiama Kiriko, che attraversa praticamente il Giappone da questa zona che si chiama Kyushu, spero si pronunci in questo modo, e arriva fino a Tokyo per chiedere a un noto penalista, un avvocato penalista, un aiuto per il suo fidanzato che è stato, secondo lei, ingiustamente accusato di omicidio. Lei lo ritiene innocente, chiede aiuto a questo avvocato, ma questa ragazza non ha soldi, non può pagarlo. L'avvocato le dice che non ne vuole assolutamente sapere, che non ha tempo da perdere, soprattutto non lavora gratis, la manda via. Lei si limita a fare un inchino, a scusarsi e a sparire esattamente così come è arrivata. Poco tempo dopo il suo fidanzato viene condannato, viene arrestato e muore in carcere. Questo però è solo l'antefatto del libro, perché poi nel corso del romanzo ci sarà tutta un'indagine su un caso fantasma, sensi di colpa, vendette, cose di questo genere che emergeranno e soprattutto questa ragazza che si era attraversata al Giappone per aiutare il suo fidanzato che finché non avrà ottenuto quello che lei vuole continuerà comunque a fare le sue battaglie. Io non ho mai letto niente di Matsumoto, però ne ho sempre sentito parlare abbastanza bene, quindi ho voluto inserire questo libro. E l'ultimo libro è assolutamente adatto da leggere durante l'estate, magari in spiaggia, perché si intitola Mediterraneo in barca. È di Georges Simenon e racconta una crociera su una goletta, quindi una crociera particolare che attraversa il Mediterraneo. Da Porquerolles alla Tunisia. Porquerolles è un'isola bellissima che si trova vicino alla Costa Azzurra, alla Provenza, insomma nel sud della Francia ed è veramente un luogo bellissimo. Parte da lì e arriva in Tunisia attraversando ovviamente varie località, la Sicilia, l'isola d'Elba, Malta e quindi è veramente un racconto estivo e
Sicuramente molto rilassante perché i racconti di viaggi, secondo me, se sono scritti bene, sono rilassanti. Questi sono alcuni dei libri che potrete leggere a luglio. Fatemi sapere nei commenti se avete già dei programmi di lettura per quest'estate. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.